Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, oggi abbiamo delle bellissime letture molto dense, soprattutto la prima che va un pochino spiegata. Allora, abbiamo studiato storia in storia che gli Assiri con il re Sennacherib erano un flagello di Dio. Furono prima dei babilonesi il primo grande impero dell'antichità, erano tremendi, e il regno di Israele dopo la morte di Salomone era stato diviso in due zone, il regno del nord e il regno del sud. Qui Ezechia, che è re di Giuda, era re del regno del sud, ma gli Assiri nel 721 a.C. invasero e conquistarono il regno di Israele del nord e rasero al suolo la città di Samaria, e adesso stavano alle porte di Gerusalemme. Qui abbiamo visto un re santo, perché Ezechia era un re santo e devoto, che prega, dice: Signore mio, questi ci vanno fuori, sono troppo forti, o ci aiuti tu o questi radono al suolo il tuo tempio e la tua città santa. E Dio ascolta, dice: io prendo il gioco di questo grande della terra e io ti prometto che non entreranno dentro la città e che se ne torneranno a casa con la coda tra le gambe. Come fa il Signore a fare questo? Gli manda l'angelo del Signore, dice il testo. Oh, erano 185.000 soldati, cioè, capite, 185.000 soldati? Alla Latina ci stanno 125.000 persone, tutta la Latina, sono tanti, 185.000 soldati, sono tanti, tutti a casa, non sono manco affacciati. Quindi capite quanto è forte la preghiera, perché se Dio si mette in testa una cosa, cioè se dice questa cosa non succede, ma si può scatenare pure tutto l'inferno, capite? Molta gente, è vero che il diavolo esiste, che è tutto quello che ti pare, ma se Dio dice questo no, cioè contro la volontà di Dio si può pure nessuno. Quindi noi dobbiamo semplicemente stare sempre vicini a Gesù e pregarlo che ci assista e ci protegga in tutto. Dopodiché credere fermamente che se dovesse capitare anche qualche cosa che non è molto per la quale, certamente Dio l'ha permesso per il nostro bene, perché non permette mai alle forze del male di farci un male che Lui non vuole, purché noi siamo vicini a Lui e lo preghiamo con fede e con abbandono. Questo è il messaggio della prima lettura. Poi ci stanno queste tre piccole sentenze di Gesù, che sono una più bella dell'altra. Rapidamente, la prima: Gesù dice che non si danno le cose sante ai cani, non si gettano le perle davanti ai porci. Che cosa? Oh, sapete che si dice anche nel parlare con... avete mai sentito dire, ah, questa cosa, cani e porci? Avete mai sentito dire questo? Viene dal Vangelo. Gesù che dice: non si danno le cose sante ai cani e non si danno le perle ai porci. Che significa? Significa, per esempio, che per esempio parlare delle cose belle, parlare anche di Gesù, parlare di un santo, una cosa di questo genere, io non lo posso fare con una persona che, poverina, vedo tanto tanto lontana e mal disposta, cioè quelli che si fanno beffe della religione, che ti prendono in giro, perché se quello gli vai a dire, gli racconti la storia del Sacro Cuore, per esempio, quello si sputella dalle risate, mica dice: ma guarda Gesù quanto mi ha voluto bene, ricambiamolo un po'. Quello se fa semplicemente beffe di queste cose. Allora, dinanzi a quelle persone, Gesù dice, non è che dobbiamo giudicarli o disprezzarli, dobbiamo pregare per loro e dobbiamo comunque volerli bene, però dargli le perle preziose, quindi le cose più belle che il Signore ci ha dato, non va bene, perché non sono in grado di apprezzarle. Dobbiamo avere sempre questa prudenza. Poi c'è una cosa molto importante, no? Sapete che tutti quanti noi spesso davanti a Gesù diciamo che io non faccio niente di male, ringrazia il Signore se è vero, no? Però sentite cosa dice Gesù: non basta non fare niente di male davanti a Lui, perché bisogna fare tutto il bene. Dice: non faccio niente di male e faccio tutto il bene che posso, dobbiamo aggiungere, perché Gesù dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Non dice, come diciamo noi, sapete com'è il proverbio, no? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. No, Gesù dice: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, cioè fai le cose, non soltanto non fargli niente di male, ma fagli le cose buone, quelle stesse cose che tu ti aspetteresti. Che ne so, faccio un esempio proprio sciocco, no? Quanto siamo contenti noi quando uno ci fa una telefonata,
ci dice come stai, o quando soffriamo, no? Quando non lo so, un figlio, un fratello, un parente non ti fa una telefonata, magari sei stato in ospedale, ti fa manco una telefonata. Ecco, allora se tu ti dispiaci tanto, appena sai che qualcuno sta male, prendi subito il telefono e falla tu. Perché sai quanto sei contento quando ricevi una cosa di questo genere e quindi ti impegni a farlo per primo quando ti capita l'occasione. Poi l'ultima cosa, Gesù dice entrate per la porta stretta, questo è un altro passo molto famoso, perché la porta del Vangelo è un po' strettina, nel senso che è una porta bella, ma il cammino che Gesù ci propone, anche questo che ho detto, no? È sempre un po' impegnativo. Uno potrebbe dire non ha, ma io gliela faccio la telefonata a mio fratello, se è andato in ospedale, se io stavo andando male come se mi hai fatto vivo. È normale che uno pensi così, è umano. Ecco, però Gesù dice non ti preoccupare, fagli lo stesso. Quindi la via del Vangelo è sempre una via un pochino impegnativa, una via un pochino che a volte ci sta un po' stretta. E Gesù però dice vai, percorrila, perché la via più larga, quella su cui ci vanno tutti, non è una via buona, quella porta a fate minimale. La via del Vangelo è stretta, a volte è un po' faticosa, ma ti porta dritto verso la vita e la vita eterna. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia di essere sempre perfettamente affidati a Dio, fiduciosi nella sua volontà, prudenti nel parlare, solleciti nei gesti di amore verso il prossimo e sempre convinti che anche quando il Signore ci chiede qualcosa di grande, di impegnativo, per il nostro bene e che dietro la via stretta del Vangelo c'è sempre al termine la luce e la gloria della vita beata di comunione con Dio. Siano lodati Gesù e Maria.